Cari amici, social follower del vostro Deluxe, rieccomi e rieccoci qui sul mio canale YouTube. Come dico anche nel titolo, la Serie A e la Serie B ai nastri di partenza, sì, perché dopo i mesi estivi che però non ci siamo lasciati purtroppo ancora alle spalle dopo il grande caldo qui, soprattutto da noi al sud, è ora di fare sul serio. Per esempio già in questi giorni con la Coppa Italia, ma il focus per questo video è appunto dedicato alla A e alla B. Partiamo dalla Serie A, dove ovviamente sia Serie A che Serie B settimana prossima si aprirà al sipario. Serie A il 17, Genova-Inter alle 18.30, Parma-Fiorentina stessa ora. Stesso giorno ma alle 20.45 Empoli-Monza, Milan-Torino. Il 18, ore 18.30, Bologna-Udinese, Verona-Napoli. Il stesso giorno, ma alle 20.45, Cagliari-Roma, Lazio-Venezia. Si conclude il 19, alle 18.30, Lecce-Atalanta. 20.45, Juve-Como. Per la Serie B invece, dove più o meno come orari vedo sono gli stessi, ovviamente però in giorni a scavare, perché appunto come ho detto ci sarà sicuramente anche tra primo e secondo tempo gli intermezzi del cooling break. Si apre venerdì 16 alle 20.30 con Brescia-Palermo, alle 17, 20.30 Bari-Juve-Stabia-Pisa-Spezia, Salernitana-Cittadella, Sud-Tirol-Modena. Il 18, Catanzaro-Sassuolo, 20.30, Catanzaro-Sassuolo, Cesena-Carrarese, Cosenza-Cremonese, Frosinone-Sampdoria e Reggiana-Mantova. Ovviamente quello che ci auguriamo che sia un'annata piena di spettacolo, divertimento e, come ci diciamo in ogni annata, augurandoci meno errori delle direzioni arbitrali, anche se insomma siamo tutti umani. Bene, ovviamente ricordo, no, che attraverso i vari media TV, per esempio la Coppa Italia, Mediaset, Serie A, Serie B, Sky, DAZN, Now, e quindi ci sono varie opzioni, e poi avremo a fine agosto i sorteggioni dei calendari di Champions, Europa e Conference League, dove ovviamente anche per quello ci sarà un video. Ciao a tutti, alla prossima. Ciao!